attimo, web spettatori, la legge 107 dalle piazze ai tribunali. Ne parliamo con l'avvocato Tommaso De Grandis, responsabile dell'ufficio legale della Federazione Gilda Una. Dopo la pubblicazione della legge 107, le sigle sindacali firmatarie di contratto per mezzo dei loro uffici legali hanno posto in essere una serie di iniziative volte alla tutela dei docenti. E la prima delle quali è stato un ricorso al TAR del Lazio, che verrà discusso nel mese di maggio 2016, che tenterà di tutelare coloro che sono stati illegittimamente esclusi dal piano straordinario di assunzione, ovvero i cosiddetti precari storici, coloro che avevano più di 36 mesi di servizio, rimasti al di fuori della tornata assunzionale, gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, coloro che hanno sostenuto concorsi diversi da quello del 2012 e coloro che sono abilitati con i corsi PAS e TFA. Per loro, come si sa, la legge 107 non ha previsto alcun tipo di stabilizzazione. Il secondo ricorso è stato quello relativo all'illegittima esclusione del bonus dei 500 euro dei docenti precari, per cui, come si sa, la legge ha previsto il bonus solo nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Su questo la discussione, la prima udienza, si terrà il 14 gennaio 2016. Avvocato, l'anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo sta provocando parecchie polemiche. Sono previsti dei ricorsi? La terza iniziativa riguarda di legittima attribuzione a un decreto ministeriale di regolamentazione di materia sindacale, ovvero il decreto 850/2015 ha disposto che l'anno di formazione e di prova dovesse riguardare anche i docenti che effettuano il passaggio di ruolo. Così, sia disponendo indebitamente un percorso formativo aggiuntivo per docenti già di ruolo, sia in realtà, cosa più grave, sottraendo questa disciplina alla negoziazione di secondo livello. Pertanto, anche per questo profilo di legittimità è stato depositato un ricorso presso il TAR del Lazio, che dovrà definire la prima udienza di discussione. Nei prossimi giorni in tutte le scuole si formerà il Comitato per la Valutazione del Merito. Ricorrerete anche su questo? Infine, l'ultima iniziativa è una diffida che riguarda uno dei profili più controversi di questa legge, ovvero la cosiddetta valutazione del merito. Si sa che la legge 107 dispone, attraverso la formazione di un comitato di valutazione, composto tra l'altro anche da genitori e studenti, che i docenti siano valutati. Questa valutazione disporrà l'attribuzione del cosiddetto bonus, del cosiddetto salario accessorio ai docenti, quindi una torta di 200 milioni circa che dovrà essere spalmata in tutte le scuole d'Italia attraverso la valutazione, appunto, di un comitato detto di valutazione. A questo punto e su questa iniziativa è stata già predisposta una diffida che verrà inviata da qui a breve alle amministrazioni dirigenti per ricordare loro che la materia è una materia di negoziazione fra le parti sociali, di negoziazione di secondo livello, che come si sa attribuisce l'attribuzione del salario accessorio, della retribuzione accessoria, alle parti negoziali e quindi non a un comitato di valutazione, anche perché il comitato di valutazione non si sa diciamo in che termini potrà operare legittimamente, visto che sia per la durata, sia per la composizione, sia per i componenti supplenti nulla è detto nella legge. E anche perché, questo è uno dei profili diciamo più gravi, il comitato di valutazione, come predetto, è composto anche da genitori e studenti che dovrebbero valutare i docenti, cosa che questo sindacato ritiene assolutamente grave e inopportuna. Per cui, dopo questa diffida, se non subentreranno novità al riguardo, anche per questa materia ci saranno iniziative giudiziarie volte a far dichiarare l'illegittimità sia del comitato di azione, sia dei criteri di attribuzione, ovviamente della retribuzione accessoria, nei confronti dei docenti. Avvocato, la ringraziamo per essere stato con noi e un saluto da Gita TV. Arrivederci.